Ed eccoci a parlare di Bundes, di calcio tedesco. Anche qui, onestamente, non è che ci siano grosse novità. Abbiamo una super squadra che è destinata a vincere anche quest'anno, praticamente. Quello che per me è un futuro pallone d'oro, sto parlando del norvegese. E alcuni giovani interessanti e poi si lotta per il posto, per il terzo e quarto posto praticamente, per i posti Champions. Bayern, che dire del Bayern? 7 gol al Bochum, per carità di Dio, il Bochum, la difesa del Bochum ne ha combinata una peggio dell'altra. Io disse l'altra volta, il Bochum con Arminia Bielefeld e Greuther Fürth. Sono le candidate, sono per me le prime candidate a ritornare da dove sono salite, cioè dalla Zweite Bundesliga. Onestamente, vedere queste squadre qui, la consistenza di queste squadre qui, vedere grandi piazze storiche del calcio tedesco in Zweite, a me lascia il tempo, lascia un po' interdetto, però il campo è sempre sovrano. Bayern. Qui segnano tutti, oltre al solito Lewandowski, Müller, due gol Kimmich, Sané, Gnabry, segnano tutti. Questo Nagelsmann veramente ha la faccia, la classica faccia da tedesco cattivo. La classica squadra, è giovane, ma questo sembra avere due coglioni grandi come un pallone, questo qua. La classica faccia da tedesco cattivo. La classica faccia di una squadra tedesca cattiva, la classica faccia di una squadra che quest'anno potrebbe asfaltare davvero come 2 anni fa tutto e tutti. Davvero, raga, non ha praticamente rivali. Questi hanno fatto 3 gol a Barcellona senza pigliare un tiro in porta. Hanno 4 gol all'Lipsia, subendo gol solo all'ultimo, se non sbaglio, e altri 7 col Bochum, ragazzi, di che parliamo? Siamo con 14 gol in 3 partite, di che parliamo? Questa è una corazzata allucinante, questo Bayern. Ma come gioco? Corrono che è una bellezza, sono forti fisicamente, hanno entusiasmo, hanno carisma, hanno forza fisica, hanno mentalità vincente. Questi 2 anni fa hanno vinto la Champions, quindi non può essere svanita come d'incanto. Vi dirò di più, se il Bayern lo scorso anno non si fosse suicidato in casa col Paris Saint-Germain, se la scordava il Chelsea la Champions, se la scordava davvero. È una squadra che, vista oggi, questa vince, arriva dritta a San Pietroburgo e la alza, vista oggi. Ma la mia favorita resta sempre il Manchester United, ricordatevi. Che dire, veramente, il calcio tedesco sforna grandi allenatori come non ci fosse un domani. Heinkes segna il Monza nel frattempo. Klopp, Tuchel, ora Nagelsmann, anche Hütter, molto bravo. Hütter che era all'Eintracht, ora è al Borussia di Mönchengladbach, anche se è un po' in crisi il Borussia di Mönchengladbach. Ecco, Borussia di Mönchengladbach, che è una squadra che dovrebbe lottare insieme a Wolfsburg, Lipsia, che so, per il terzo e per il quarto posto. Perché terzo o per il quarto posto? Perché io penso che ora vengo al Dortmund. Il Dortmund, cioè il Bayern ha il 90% di possibilità di vincere la Superliga, la Bundesliga. L'altro 10% c'era il Dortmund, ma semplicemente perché ha un futuro pallone d'oro in campo, ragazzi. Se guardate i gol che ha, guardate, non il primo ha fatto doppietta contro l'Union di Berlino. Guardate il secondo gol che ha fatto Haaland, o Haaland come dicono loro, contro l'Union di Berlino. Ragazzi, un pallonetto delizioso, di classe, di superbia. Questo ragazzo ha un'esuberanza tecnica e fisica che fa spavento, ragazzi. Questo è un futuro pallone d'oro. Questo è un crack veramente. Questo, se dovesse, c'è già il Real Madrid su di lui. Se non dovessero riuscire a prendere Mbappé, e secondo me ci fanno un affare, ragazzi. Haaland è devastante. Haaland è fortissimo.
Perché ribadisco, tolto Haaland, io penso che il Borussia Dortmund non ha una squadra superiore al Leverkusen, al Mönchengladbach, a Wolfsburg e all'Lipsia. Non ce l'ha. Ma questo giocatore che per me... Ma... A questo giocatore che per me è il più forte che ci sia in Bundes. Raga, è un crack. C'è Real Madrid su di lui, ma io non escludo, perché a Monaco ragionano così, io non escludo un suo possibile approdo al Bayern di Monaco, vista l'età di Lewandowski. Per me Haaland è molto più forte, già ora è molto più forte di Lewandowski, per me Haaland. Raga, guardatevi i gol che fa e ditemi se non ho ragione. Sono alla pari nella classifica dei cannonieri, ma guardate la fattura dei gol di Haaland e quella di Lewandowski, tenendo presente che guardate un po' chi cazzo ha dietro Lewandowski e guardate chi ha Haaland, cioè ha il vecchio Royce, ha Witzel che ha una certa età, non ha gli assist man che ha, non ha i Müller, Gnabry, Sané che ha il Bayern di Monaco. Nel frattempo è ricominciato il secondo tempo dell'Inter, che è sotto di un gol, con un'ottima Fiorentina, devo dire. E niente, sarà lotta per il terzo e quarto posto, ma anche il terzo posto vedo un ottimo Leverkusen. Un ottimo Leverkusen che ha un Patrick Schick che sembra davvero stia esplodendo. E poi a questi due ragazzi, questo Diaby che ha fatto già 3-4 gol e questo Wirtz che ha fatto praticamente a fette la difesa dello Stoccarda all'ultimo turno, che sono dei prospetti interessantissimi. Il Leverkusen da qualche anno opta per lanciare i giovani, vedi Havertz al Chelsea. Un nome per tutti. Il Wolfsburg ha pareggiato con l'Eintracht di Francoforte. Raga, ma la dimensione del Wolfsburg è quella: lottare per la Champions League. Ha fatto questi punti che torneranno buoni, tenendo presente che la Bundesliga ha 18 squadre. I punti pesano inevitabilmente di più. Io onestamente vedo Lipsia e Leverkusen superiori al Wolfsburg, anzi, per me è superiore anche il Mönchengladbach che ha perso in casa dell'Augsburg. Veramente non riesco a spiegarmi questo avvio negativo di stagione del Mönchengladbach che per me ha tutto per risalire la classifica, anche se ribadisco, i punti in Bundes pesano di più e perdere punti con squadre come l'Augsburg, oddio, intanto 3-0 Lecce. I punti pesano di più e inevitabilmente sarà dura. Sarà dura. Un plauso ancora una volta a un calciatore che per me meriterebbe un palcoscenico importante. Penso abbiate capito, sto parlando di Anthony Modest che ha ancora segnato nel Colonia nell'1-1 contro il Lipsia. Questo Colonia è una squadra interessante. Per me può raggiungere o la Conference. Alla Conference League può puntarci, se non proprio all'Europa League, tenendo presente il momento non proprio florido di squadre come Eintracht di Francoforte e come Mönchengladbach. Anche se io penso che il Borussia di Mönchengladbach, che ha un ottimo allenatore, ha una squadra valida, dovrebbe risalire la china, perché non può essere questo il Mönchengladbach. Onestamente mi aspetto molto di più da questa squadra. Detto ciò, io torno a vedere l'Inter. Naturalmente farò video anche sulla Liga, solo che cercherò di inglobare il quinto e il sesto turno che si è già cominciato, dove l'Atletico ha vinto a fatica 2-1 sul campo del Getafe. Ragà, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Io torno a guardare l'Inter. Ciao.